Forza, Polidori! Montaggio carta, supporta filo muro. Attenzione. Polidori Decorazioni ci dà un saggio sul montaggio della carta. Non è che si vede tantissimo, insomma, su due teli. Non ci interessa, noi andiamo a regola d'arte. Che c'è lì? Ah, cosa? Dottore. Ma si scatta. Mi sembra bruciata la lampadina. No, non vedo. No, mi sa che si è premuto, ecco. Ah, pensavo questa cosa. No, mi fa. Perché ho sentito stup. Sì, ma. Ho visto che era scattato il coso. Fatto via un colpo mi fatto via. No, vabbè, la mia vedo bruciata la lampadina. Grazie, no, no. Con sti cazzi non si dice quanti viri, però. Come sei? A Roma non si dice sti cazzi. Fanno i pubblicani qua. C'è una sto pezzo di carta da parati che tutte restano là. Vada, al momento mi stavo appoggiato sulla porta smaltata, che miseria. Comunque un pezzetto di carta da parati non c'è niente da fare, c'è sempre il suo perché. Molte voglio il taglio. Facciamo spaventare i tagli. Segui, secondo me. Il filo della porta è sicuramente più dritto. Il filo della porta rispetto al mondo. Cioè. Sì, ma io la taglio, cerco di tagliare abbastanza centrale, cerchiamo di fare una risvolta. E risvoltino? Cerchiamo. Ma risvoltino poi si vede. Vabbè, vedi. Vabbè, qua dentro non ci frega. No, là ti dai a filo. Qua almeno no. No, perché se ti appoggi sulla porta, se tu ti appoggi qua sulla porta, no? La porta è dritta. Invece questo bordino qua non è tanto dritto perché questo è smorsicato, capito? Poi dopo quando ti rimane un pezzetto e lo puoi risvoltare, capito?
Anche se non so quanto deve girare quel risvoltino. Toccherebbe poi metterci un po' di colla per bordi. C'è pure la M9 se vuoi.